Il punto I è lascialo lavorare, cazzo. Devo aggiungere cazzo. Perché se tu il punto con lui lo fai ogni giorno, sapete cosa significa? Che non gli devi andare in mezzo ai coglioni durante il giorno. A meno che lui non te lo chieda espressamente. Perché se il punto con lui... È chiaro che all'inizio non è che gli fai andare dal notaio per una stipula da 1 milione. Gli farei fare dell'appena messo in vendita, appena venduto, o non lo so. Però lo devi lasciare sbagliare. Perché se tu intervieni sempre, dovrai intervenire sempre. E non la devi far te la chiamata, perché così lo uccidi. Gli fai vedere quanto sei bravo, bravo. E adesso cosa hai fatto? Hai alzato o hai abbassato la sua stima? Secondo me l'hai abbassato. E allora sai, tutte le volte che farà una chiamata, sapete il primo pensiero quale sarà? Non riuscirò mai a farla come Simone. E ho vinto o perdo? Secondo me ho perso. Altro paradigma. La matematica del business, l'ho accennato un po' ieri, devi guardare i numeri per capire cosa non va. Io ho un po' una novità, alcuni l'hanno già, alcuni no, insieme a Stefano abbiamo creato una cosina carina, si chiama Guru Top Producer, dopo vi do un accenno. Perché? Devo costringere le persone a mettere giù i numeri, in maniera snella, easy, smart, perché se tu non metti giù i numeri io non capisco come posso aiutarti. Come va? Dai, abbastanza bene, cosa vuol dire? Come vai dal dottore, ascolta, oh, come va? Niente, non respiro di notte, però. Per cui importante, ok? E avere comunque anche un sistema di misurazione ti dà l'indicazione di capire anche veramente quanto stai guadagnando. Perché delle volte tu ti perdi, tu vedi fatturati alti, costi, cioè dopo fai un po' di casino. Due punti importantissimi per diventare un grande team leader. Questo è molto importante. Punto uno, non sovrastrutturarsi. Questo è il primo problema di tutti. Che significa? Che tu non stai lavorando tanto. E allora dici, per aumentare il lavoro prendo dentro una persona. Perché è un errore? Perché se non ci sono i soldi adesso, tra 3 mesi ce ne saranno ancora meno. Anzi, molto meno, perché tu nel momento in cui metti dentro una persona, tu sposti un po' il focus dalla tua produttività invece nell'affiancamento. Per cui, quando voi mettete dentro una persona, vi dico già cosa succede, così lo sapete. Guadagnate di meno, non di più i primi mesi, eh? Sapete, vero? Io ho fatto il broker per 8 mesi, poi sono scappato, fuggito, perché io andavo alle convention, vedevo, e sapete qual era la prima domanda che mi facevano? Oh, in quanti siete? Ho detto, ma che cazzo dici? Ma chiedimi quanto ho guadagnato, ma chiedimi quante case ho affittato, ma chiedimi qual è il mio patrimonio. Ma che domanda di merda è? In quanti siete? Per cui, quando allargare il team? Tu il team lo devi allargare quando ti senti impiccato nel tempo. Quando tu stai andando forte, capisci che potresti andare più forte, ma non puoi farlo perché sei schiacciato con gli acquirenti. Quello è il momento dove inserire la prima persona. Allora, chi dobbiamo inserire, ragazzi? La prima persona, ripassino per Cristian Vitiello e Giulia Sani. Prima persona, il buyer. Chi è il buyer? È la persona che gestisce totalmente gli acquirenti e gli open house. Voi con gli acquirenti sapete quando ci dovete parlare? Quando devono fare l'offerta. Punto. Fine. Per cui il buyer gestisce gli acquirenti, gestisce gli open house. E all'inizio, quando siete solo voi due, gestisce anche la parte della pubblicità. Gestisce anche i rapporti per portare i clienti dai notai. Per cui, quando siete te e il buyer, tu cosa fai? Tu acquisisci solo. E lui fa tutto il resto. Tu acquisisci solo e lui fa tutto il resto. Visto che sto dando la soluzione dove tu fai ancora meno di adesso, grande. Tu acquisisci solo e lei fa tutto il resto. Poi cosa succede? A un certo punto tu diventerai, hai più tempo per acquisire, acquisisci di più. E se acquisisci di più saranno anche tanti più open house, giusto? E a un certo punto a me venne Francesco Iacomelli, cazzo, in un anno aveva perso 10 kg, mi fa, oh Simo, io ho bisogno. Si era asciugato proprio. Avete presente Scrat dell'era glaciale quando va sott'acqua con la ghianda? Avete presente la scena? Uguale.
fascia che ho bisogno. Allora ha detto, ok, va bene, capisco. E quindi chi dobbiamo inserire? Noi dobbiamo inserire il transaction manager. Chi è e cosa fa questa figura mitologica? È quella persona che tu prendi l'incarico, con tutte le deleghe firmate, lo metti sul tavolo e lui recupera tutto. Manda il geometra col preventivo per fare l'app, il rilievo. Chiama l'amministratore per gli ultimi due verbali d'assemblea, eccetera. Chiama il renderista per fare il render pubblicitario della planimetria catastale. Recupera tutti i documenti e li inserisce in maniera corretta e precisa all'interno di una cartella condivisa dove ci sono tutti i documenti. Questo è il primo step del transaction. Quando è che torna in pista il transaction? Quando tu chiudi la trattativa. Quando tu chiudi la trattativa, gli porti la proposta accettata sul tavolo e lui dopo fa tutto il resto, la visura ipotecaria, i preventivi del notaio e tutta questa roba qui. Si fa mandare la bozza del... Adesso da noi a Bologna e in altre città rare il preliminare non lo facciamo noi in agenzia, lo fa il notaio, so che è bello. Chi è che fa il preliminare anche dal notaio? Oh, bravi. Perché?